Ciao a tutti da Rockwell Metapunks, oggi vi presento questo CD che mi è arrivato in questi giorni per posta e sono i Tyrant, un gruppo heavy metal milanese nati nel 1984, anno di grande fermento nell'area milanese, c'erano un sacco di gruppi sia metal che punk che si autoproducevano, suonavano nelle sale prove, mi ricordo c'era una sala prove proprio in Viale Washington. Dove tutti i gruppi milanesi si esibivano nei loro set per provare. Erano anni in cui c'erano un sacco di gruppi che suonavano e poi anche dei ritrovi come New Kerry, Zappisk Point, Mariposa e naturalmente fra tutti nell'86 Trunks ex Via Cappellari. Poi il punto di riferimento dei metallari era anche il Punto Rosso, una discoteca. E poi anche delle birrerie famose, tipo la birreria Cavour, in centro si bazzicava Crota e altri punti. Poi i Tyrant si sono fermati e si sono riformati nel 2000, giusto per incoronare il loro sogno di suonare sempre dal vivo. Oggi, nel 2018, hanno prodotto questo CD che si intitola Blues, Bows and Right to Lace, rigorosamente autoprodotto. Niente, vi faccio ascoltare qualche brano. Eccolo qui, questo CD. Metteremo il brano numero 1 che si intitola Timeless. Ecco a voi i Tyrant.
andiamo avanti con un altro pezzo, il brano numero 6, che si intitola Storm Again. Andiamo avanti con il brano numero 8 con Midnight. Yeah.
Bene, concludiamo qui, mettiamo in stop, apriamo. Che dire, è un bellissimo CD, mi piace un casino, è fatto bene, è proprio un viaggio heavy metal, rock, c'è dentro anche del blues. L'ultimo pezzo era Midnight Dream, la bellissima ballata rockeggiante sul blues. Che dire, mi piacciono. Complimenti ai Tyrant per questo bellissimo CD autoprodotto. Se volete, potete trovarlo su internet. Bene, andiamo avanti con le ultime novità che sono arrivate in redazione. Vi faccio vedere questo dei Bosonkez, gruppo tedesco nati nel 1980. Eccolo qui, questa retrocopertina dei Bosonkez. Poi abbiamo la compilation Psychobilly Italian Attack, che vi farò ascoltare anche questo più avanti. Eccolo qui, con tutti i gruppi che hanno partecipato a questo compilation. Poi abbiamo una ristampa dei Clash, Combat Rock, poi stampa dei Ramones, Rocket to Russia, eccolo qui. Poi abbiamo un altro album dei Clash, doppio album, sempre una ristampa. Qui London Calling, poi abbiamo preso anche questo qui, e poi Void, che è un doppio album acquistato nel loro concerto, autografato dai membri dei Void, Rock and Metal Punks. Questo bellissimo doppio album. Bene, ci sentiamo alla prossima. Bye bye da Rock Metal Punks.